ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo tornati qui con una nuova recensione della partita tra Inter e Juve appena conclusa 2-1, cioè 1-2 per precisare. Questa partita l'ha vinta ovviamente la Juve, purtroppo per l'Inter, che non potrà andare in Europa, lo dico da milanista, vabbè, pazienza, secondo me nemmeno il Milan ci andrà. Che dire, l'Inter non riesce a creare occasioni, Juve si copre bene in difesa con Barzagli, titolare insieme a Bonucci. Poi, vabbè, i soliti giocatori come Padoin che per il turnover, ma l'Inter ovviamente si porta in vantaggio con Maurito Icardi. Parte tutto da un tiro di Brozovic e la deviazione è abbastanza fortunosa di Maurito, che devia anche involontariamente e segna l'1-0 per la squadra di Mancini. E poi lì cerca di raddoppiare, ma non ci riesce. Infatti la Juventus con Matri, che difende benissimo la palla in area di rigore. Per me c'è il rigore, ragazzi, non dite che ruba la Juve, perché comunque Matri era impossibile prendere il pallone lì, perché aveva coperto troppo bene, come avete visto, si era messo a copertura del pallone, infatti tocca il piede d'appoggio e Matri cade. Parte ovviamente il principino e il gol di Claudio Marchisio, spiazza Samir Handanovic, c'è anche il pararigori, lo batte Claudio Marchisio e segna il gol del pari. Nella ripresa l'Inter che si affida tutto a Shaqiri con le sue idee, con i suoi varchi, anche con un suo tiro di destro, purtroppo, perché se l'ha tirato in sinistro, per me è un giocatore incredibile. Shaqiri ha tirato di destro e ha sorvolato il palo. Poche occasioni, anche un tiro di fuori di Icardi, centrale parato da Storari. Per la Juventus invece buono lavoro di Pereira e anche di Matri. Morata davvero incredibile, ragazzi, che dobbiamo dire a questo giocatore? Morata è eccezionale, prende palla, salta Vidic, salta Ranocchia, anche un tiro di Morata al limite fuori. E poi arriva la marcatura, purtroppo, per l'Inter del 2-1, l'1-2, scusate, sempre sto cazzo di 2-1, e lo sigla il grande Morata, che va davvero applaudito questo giocatore, ragazzi. Morata per me, da quando è arrivato, ho detto, è un giocatore fenomenale, ha le caratteristiche davvero da puro attaccante, mamma mia che gol. Quindi il gol nasce su tutta da un'occasione, cioè, è tipo azione fotocopia un po' del Real Madrid, perché è sempre una palla messa a campanile, poi viene messa fuori dall'Inter, però non era proprio con Real, però un po' simile. Arriva Alvaro Morata dal limite dell'area di rigore, che scarica il destro, c'è una puntazza, c'è un tiro un po' strano, molto lento, Handanovic magari non so se non la vede bene partire il pallone e compie il paperone, quindi la poteva bloccare a terra facilmente, ma compie la papera. Quindi Juve che si porta sull'1-2, nel finale l'Inter prova con una grandissima occasione, ma che parata ha fatto Storari, ragazzi, su un tiro di Kovacic, mi pare, il primo tiro, poi sulla ribattuta Icardi, in pratica sembrava gol, basta che doveva angolare col piattone. Storari bravissimo a rialzarsi e con un riflesso felino riesce ad evitare il gol del pareggio. E poi niente, Morata anche su una punizione di Marchisio, mi pare, un colpo di testa di Morata a sfiorare il secondo palo, sarebbe stato il 3-1. E poi i cambi, sia per la Juve, Schlicksteiner, che era stato ammonito già prima, un po' prima in precedenza. Niente, fa entrare Gokbon, nella Juve poi entra Llorente al posto di Matri, che ha fatto una buona partita, e nell'Inter entra Gnoukouri, quel talentone, entra anche Lucas Podolski ai minuti finali, entra anche Paul Pogba, scusate me l'ho dimenticato, il Paul che non ha avuto molti palloni giocabili, però c'è sul gol, aveva difeso benissimo la palla di rigore. Quindi questa è la recensione, ragazzi, la partita è finita 1-2 per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha giocato con le riserve. Un Inter in crisi, in super crisi, come peggio di questo Milan, ragazzi. Cioè, secondo me è un po' meglio il Milan, non è che dico tantissimo, non lo so, anzi stanno alla pari. Quindi, ragazzi, questo video è tutto, io vi saluto, bella bomber.